Salve a tutti ragazzi, bentornati su Qui2 sul server 2 con un nuovo board play. Però questa volta non facciamo proprio il board play per motivi abbastanza chiari. Si tratta di un gioco di carte, Keyforge, ed è difficile rendere in un video un gioco di carte facendo capire quello che stiamo ragionando senza parlare ad alta voce. Ma se parli ad alta voce che succede? Che ti sgamano, no? Cioè sgamano la strategia e ti fregano. Cioè immaginate la partita a scacchi, no? Cavallo in L1. Poi cerco di mangiare la regina, poi lo attiro qui col pedone, adesso ti rompo il cielo, non è possibile. Quindi è difficile, però ce lo facciamo spiegare. Vi volete presentare? Io sono Ilaria. Io sono Ambra, ciao. Di Asmodee, sono di Asmodee, e chi meglio di loro può insegnarci ad amare Keyforge? La pronuncia è giusta? Lo so. Sapete, sono due ragazze, non siete abituati a vedere le ragazze su questo canale, quindi calmi. Perché Keyforge? Perché questo gioco di carte? Perché è un gioco unico nel suo genere, nel senso che Richard Garfield, il creatore di Magic, si è proprio ideato una nuova tipologia di gioco. La bellezza di questo gioco è proprio il fatto che compri un mazzo, tra l'altro con un prezzo abbordabilissimo, normalmente vanno a 10 euro sul mercato, e quel mazzo è unico, quindi ce l'avrai solo tu, in tutto il mondo. Cioè questo mazzo qui non ce l'ha nessun altro, questo mazzo qui non ce l'ha nessun altro. La composizione è già a posto così com'è sostanzialmente, quindi non verrà modificato, e con quel mazzo sei pronto per giocare. Perché praticamente i mazzi non si possono cambiare, cioè non diciamo che non si possono mischiare le carte. Non si possono comporre, esatto. Non c'è il deck building. Perché ognuno ha una grafica diversa e un nome, ad esempio questo qua che abbiamo in mano è E.Omen, cittadina di Lena Piatta. Lena, ogni carta. Lena è finita sotto un tram. Siete mai stati a Lena Piatta? Ogni carta riporta il nome del mazzo, quindi è impossibile. Sono le combinazioni poi delle carte stesse che va a cambiare il tuo mazzo, cioè non ci sarà mai un mazzo uguale all'altro, proprio per questo algoritmo che crea i mazzi. Cioè pare che ci sia una macchina grande come una stanza in America che stampa e crea questi mazzi, ed è veramente affascinante. Però non è casuale la composizione del mazzo? È casuale. Sì, è casuale. E no, casuale. Nel senso, se ci sono delle carte che possono, cioè che devono andare in combo, tendenzialmente l'algoritmo fa sì che le ritrovi nello stesso mazzo. È un algoritmo furbo, diciamo. È una cosa figa, perché ogni mazzo ha il suo QR code e voi con l'applicazione potete farvi la lista dei mazzi che avete, fondamentalmente. Perché parlando, prima è uscito l'argomento, si crea quasi una sinergia con il mazzo. Più lo giochi, più lo conosci, più sai come eventualmente controattaccare o ti aspetti, insomma, la carta che poi veramente uscirà, giusto? Esattamente. Dobbiamo andare alle regole base, cioè come si gioca. Allora, in ogni set ci sono sette case. Nel mazzo che ti troverai, insomma, cioè ogni mazzo riporta tre case, 12 carte per ogni casa, ok? L'obiettivo del gioco, come dice il nome stesso, è forgiare tre chiavi. Le chiavi sono queste qua, ok? Quindi il primo che forgia tre chiavi ha vinto, punto. Come si forgia una chiave? Spendendo normalmente 6 ember, che sono questi segnalini qui. Ok, dico normalmente perché il costo attuale, appunto, da cui è derivato un meme nella community, normalmente è di 6, ma può variare nel corso della partita. Gli ember si possono guadagnare in diversi modi, quindi ogni creatura che abbiamo nel mazzo e che è sul mio board pronta può essere utilizzata per raccogliere. Quindi io semplicemente la utilizzo e mi piglio un ember. Ci sono carte che hanno proprio il simbolo dell'ember riportato, che ti fanno guadagnare un ember in automatico. Ci sono vari effetti, cioè talmente immenso che far vedere tutto chiaramente non è possibile, ma ci sono azioni, insomma, a volte combattendo con le creature si guadagnano ember, ci sono veramente possono tanti rubare modi, possono gli ember all'avversario, si possono catturare ember. Arrivando al punto, voi a chi consigliereste questo gioco? Nel caso uno lì fuori dice io non ho mai giocato un gioco di carte. Allora, la cosa non bella so un è perfetto, gioco. È perfetto. Esatto, infatti. È che veramente perfetti. In realtà poi le regole di base sono veramente pochissime. C'è un, non so quando ce l'abbiamo, forse un regolamento. Ah sì, guarda, il regolamento base, cioè per farvi capire, sì. È questo. Finito. Tra l'altro,
ogni carta in realtà è, cioè, si spiega da sola, nel senso che c'è comunque scritto, c'è una parte di testo, e anche quello che probabilmente non è facile da rendere in video, nel senso che comunque ogni carta si auto spiega, per cui se tu comunque hai dei dubbi, sei lì che stai giocando, per quello che non devi conoscere, puoi imparare giocando. Se io e Mario adesso prendessimo questi due mazzi, no? E dicessimo, vogliamo giocare, potremmo giocare, oppure, perché giustamente c'è questa confezione, ci sono i segnalini. Abbiamo a disposizione, volendo, gli starter set dove hai tutto il materiale, ma, per dire, io stessa, inizialmente mi ero comprata solo i mazzi, lo starter set l'ho comprato successivamente, e ho usato segnalini di fortuna, quindi volendo tanti giocatori si arrangiano con segnalini di fortuna. Chiaro che lo starter set è comodissimo perché hai... Sì, quello è molto più comodo. Però anche costi una casa, insomma. I cose per i popurrì hanno avuto un'impennata di vendita grazie a Borgia. E Amber sfruttate così a caso, rubate i vasi delle madri. Fantastico. Ragazzi, se volete vederci giocare a Keyforge, noi lo aspettiamo nei commenti. Secondo me è un video un po' diverso dal solito, però non ci andava di giocare, perché veramente è importante informare, cercare di farvi complici di questo nuovo gioco, perché ripetiamo è uscito da un anno, e soprattutto vedere se siete interessati, perché è una cosa molto di nicchia. Vi dico una cosa, dal mio punto di vista le illustrazioni sono bellissime, sono veramente fantastiche, cioè non un botto. Questa l'avevo già vista, questa con l'alberello è bellissima. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Probabilmente non giocheremo a Keyforge, ma un gioco molto simile si chiama Assomiglia Tutto.